Le sette note non sono solo un accompagnamento accidentale e facoltativo, ma costituiscono un luogo spirituale importante dell'esperienza di Dio, nel quale possono esprimere la loro fede anche persone che hanno difficoltà con la Chiesa. Queste sono le parole di Anselm Grün, padre benedettino tedesco, e con questo pensiero si conclude la settimana dedicata alla preghiera per l'unità dei cristiani nella diocesi di Concordia Pordenone. Accompagnati dal coro dei giovani e dalla corale ecumenica, cattolici, ortodossi, battisti pregano sotto lo stesso tetto, con le stesse parole, in una diocesi che da anni si è aperta all'accoglienza e al dialogo interreligioso. Questo è un cammino che è iniziato nel 1998. E abbiamo trovato qua un'accoglienza molto buona da parte della curia. La vostra curia ci ha dato la possibilità di fare diciamo, la nostra liturgia dentro una chiesa cattolica. Questo è stato il punto di partenza. Adesso la comunità diciamo che sta crescendo e sta vivendo una realtà ecumenica nel territorio, e siamo molto contenti di essere stasera insieme. E la nostra volontà, diciamo, è di mantenere le nostre tradizioni e la nostra, diciamo, cultura religiosa, arricchendo in questo modo il territorio dove ci troviamo e dove conviviamo molto bene con la realtà italiana. Facendo parte del gruppo ecumenico, in una delle nostre riunioni il pastore Emilio ha proposto di pensare e scrivere, sulla base dell'esperienza delle chiese cristiane della Campania, una carta ecumenica su cui fondare un consiglio ecumenico delle chiese cristiane della provincia di Pordenone e, perché no, della regione Friuli Venezia Giulia. Lo scopo di questa carta è di fissare alcuni aspetti importanti del dialogo ecumenico. Uno, un rapporto di dialogo paritario. Due, finalità ed obiettivi comuni. Per ultimo, determinare la funzione di quelle realtà ecumeniche che gradiscono mantenere una propria autonomia rispetto alle chiese che comporranno il Consiglio ecumenico. Per esempio, pensavamo alla Corale Ecumenica di Pordenone o di tutte quelle altre corali che vogliono interagire con il nostro cammino. Abbiamo sempre cercato di mettere in evidenza come quello che ci sta a cuore è la dignità di ogni persona, e quindi al di là delle differenze di etnia, di cultura, di provenienza e anche differenze religiose, e cerchiamo di cogliere ciò che ci unisce, e perché è questa la testimonianza che Cristo Signore ci chiede, soprattutto nel contesto storico presente, e di offrire con disponibilità rinnovata e con coraggio profetico in un mondo che corre il rischio di lacerarsi per interessi, per contrasti, per divisioni. E guai se noi come cristiani non portiamo questo lievito buono della fraternità, della solidarietà, cercando di accoglierci reciprocamente, cercando costantemente di tenderci la mano gli uni con gli altri, per essere sempre più un segno di quel regno che Cristo è venuto a inaugurare e che avrà il compimento, la pienezza dell'unità e della fraternità, quando, e noi lo speriamo presto, e un buon Dio vorrà farci questo dono.